Buon pomeriggio e ben arrivate. Eccoci qui, carissime amiche, anche adesso oggi a dare inizio a una nuova puntata di CartoChat. Oggi sono io Rosa, alla vostra disposizione a rispondere alle vostre domande. Vi invito, carissime amiche, di telefonare perché le linee sono libere. Quindi telefonate in diretta al nostro numero 0773 4935 26. Per consulti gratis qui in diretta adesso. Quindi le linee sono libere, telefonate, telefonate, telefonate. Per approfittare adesso in diretta, sempre telefonando al nostro numero 0773 49 3526, per consulti gratis qui in diretta adesso. Per parlare con me in privato, carissime amiche, potete chiamare al numero 0773 493525 per ottenere il primo consulto gratis. Quindi vi invito, carissime amiche, attualmente, visto che le linee attualmente sono libere, quindi potete sfruttare questo momento e telefonare sempre al nostro numero 0773 493526 per ottenere ovviamente il consulto gratis qui in diretta. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Buonasera, io sono Francesca. Grazie. Buon pomeriggio, benvenuta in linea, Francesca. Io sono Prego. una persona in particolare. Sì. Lui si chiama Raffaele ed è nato il 3 febbraio del Sì. Invece i tuoi dati, Francesca, sono? 1986. Io sono invece nata il 13 marzo del 1983. Benissimo. Fra te e lui c'è una storia, che cosa c'è? Diciamo un'amicizia per me, vorrei sapere se poteva esserci una storia e quei sentimenti. Benissimo. Visualizzami lui, l'ultimo momento che avete, non so, condiviso un dialogo, una conversazione, o un stare insieme, o prendere un caffè. Quando lo è stato? Tempo indietro? No, ci sono sentiti fino a 3 mesi. Benissimo. E dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Sinistra. Vediamo un po'. Allora. Le carte parlano e mettono in evidenza già dall'inizio che forse quello che tu vedi in apparenza come un'amicizia in realtà non lo è del tutto così, perché le carte mi danno quella amicizia sincera, che probabilmente lo è stata prima oppure tempo indietro, che a quanto pare sembra che sia un pochettino cambiata, trasformata, dicono le carte, in qualcosa di più, che viene sia con la carta che indica un'attrazione verso di te, probabilmente non dimostrata, non messa in evidenza da parte di lui mi esce con la carta dell'artista oppure anche con la carta del bambino, che mettono in evidenza queste due carte, l'uomo che non agisce, l'uomo che capisce la situazione per paura, per punti interrogativi, per indecisioni sue, a quanto pare fino adesso non ha fatto dei passi nel esternare fuori quello che sono le sue attrazioni verso di te. Visto che le carte ti portano, a quanto pare c'è un pochettino di timore, di paura dalla parte sua nel sorpassare questa soglia dell'amicizia e passare oltre. Però tra una riga e l'altra, Francesca, tu hai percepito tanto da lui? Infatti, lui mi esce proprio con la carta del pensiero, della valutazione e in questo caso anche della riflessione. Sembra che la vostra amicizia sia maturata man mano negli anni, è da tanto tempo che parliamo, da un anno, però sembra che lui avrebbe delle intenzioni, a quanto pare, di andare oltre, nonostante che fino adesso non è che non ci sono delle occasioni, sono state delle occasioni disponibili che lui poteva fare un passetto ancora, un passetto in più. Però le carte mi portano che dovrà essere un approccio, tra parentesi, amichevole, nel quale le carte mi danno lui si aprirà.
e farà un piccolissimo passo verso di te, Francesca. È un percorso ancora più complesso, però le carte mi danno, viene fatto il primo passo. Capito. Va bene? Ok, grazie. Ti ringrazio tanto, ti auguro buon pomeriggio. Grazie. Grazie. Ciao, arrivederci. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere. Quindi telefonate al nostro numero 0773 49 3526 per consulti gratis qui in diretta adesso. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere? Ciao, sono Lisa, ci siamo sentiti in questo. Oh, buon pomeriggio, ribenvenuta in linea. Niente, lo sta ancora così, ancora niente, non si è fatto io. Ancora niente comunicazioni, mi puoi ricordare i vostri dati? Sì, io sono Ariete, lui Sagittario. Sagittario, come si chiama lui? Con la F. Con la F. L'ultimo contatto risale a? Il 4 aprile. Il 4 di aprile. Allora, vediamo un po' se lui alla fine decide di sbloccare questa situazione mettendosi in contatto? Sì, sì. Dalla parte tua neanche, giusto? No, no, neanche io. Bene. Visualizzami lui, visualizzami F e dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora, le tre carte iniziali non parlano tanto in positivo per lui. Tra il prigioniero, la carta dei deliranti e la carta della morte vicino alla sua stabilità, che viene definita con la carta della casa, sembra che il suo non interagire con te fino adesso mi esce che ancora sia stato, tra parentesi, bloccato. Il prigioniero è quello che non ha la possibilità, la capacità di muoversi, di uscire fuori da questo squilibrio. Le carte mi portano, sono state oppure continuano a essere delle problematiche collegate a questa situazione casa, a questo suo equilibrio. Quindi tu non c'entri. Non è che lui ha slittato oppure non ha voluto interagire con te perché ce l'ha con te oppure in seguito a tutto ciò. Ha dato priorità a trovare l'equilibrio da quell'altra parte, che a quanto pare sembra che sia più difficile trovare quell'equilibrio da quello che lui pensava. Io non so se tu sai qualcosa di questo. È una situazione grave. Grave. Ma a me ero stato fa dici. Infatti le carte mi portano, una volta che lui risolve, perché c'è la carta del giudice, quindi alla fine a tutta questa complessa situazione, giustamente lui, le carte mi danno, decide almeno di affrontare certe situazioni, non li può affrontare tutte, non li può affrontare tutte, perché sono tante situazioni difficili e tanti percorsi da fare. Però la carta del viaggio, tesoro, mi esce vicino a te, vicino alla matrice, che vuol dire lui prende iniziativa di mettersi in contatto con te, forse a non spiegarti tutto, io dico proprio tutto questo squilibrio che lui ha dovuto affrontare, però a fare un primissimo passo, giustamente, che dovrà poi essere rialimentato da te per dialogare. E le carte ti danno anche il belvedere, quindi in questo caso le notifiche, le notizie che tu aspetti e pensi che non arriveranno più, invece arriveranno, perché le carte mi danno momentaneamente, sembra che siano nelle sue mani. Quindi una volta che gestisce almeno poche di quelle tante situazioni gravi che lui dovrà gestire, una volta che gestisce almeno poche, le carte mi danno, si prenderà, io dico, ma si metterà. Tanto, no tesoro, perché le carte mi danno, guarda un po', il tempo che è già passato, a quanto pare sembra che sia anche ha portato in lui anche un ulteriore dispiacere. Già da una parte sta male, già la mancanza dei contatti con te porta a peggiorare la situazione, quindi lui non ce la fa più. Una volta che
inizia a smuovere un pochettino, almeno qualcosa di quelle problematiche, le carte mi danno a necessità, a desiderio forte di prendere iniziativa nel dialogare con te. Il viaggio non porta dei tempi lunghi, dei tempi prolungati, ti dà in questo caso il numero 3, in questo caso dovrà essere, tra parentesi, la terza settimana di questo mese, oppure l'inizio, oppure la metà, oppure la fine della terza settimana di questo mese di maggio, ma non slittando oltre. Non andando oltre la terza settimana di questo mese, ho capito. Sì, la terza settimana di questo mese di maggio. Speriamo, Rosa, speriamo. Grazie, sì, veramente. Ti ringrazio tanto io, tesoro, ti auguro buon pomeriggio. Grazie, grazie. Grazie, tanto. Ciao, ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare. Le linee attualmente sono libere, quindi telefonate al nostro numero 0773 4935 26. È caduta. Vi invito, carissime amiche, visto che le linee sono libere, di telefonare sempre in diretta al nostro numero. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Buon pomeriggio, benvenuta in linea. Ti sento male, tesoro, ti sento male. Potresti avvicinare un pochettino il telefono? Ecco, adesso un pochettino meglio, un pochettino più chiaro. Prego, dimmi tutto. Vuoi sapere se ti lascio da lui oppure la tua vita, se si dice che tu non hai questa cosa, va bene. Allora, allora si può chiamare il mio, però per un attimo mi succede. Allora, mi puoi dare i tuoi dati, tesoro, quanti anni hai e di che segno sei? Io ho 48 pesci. Allora, la domanda secca che vogliamo fare le carte, qual è? Se questa persona mi sta con me, perché è precisamente la mia vita. Come si chiama questa persona? Fabrizio. Fabrizio, quanti anni ha lui e di che segno è? 50 anni. Acquario. Attualmente state insieme oppure c'è un blocco? No, c'è stato un blocco anche di stare insieme. Allora, vediamo un po' se lui rimarrà nella tua vita oppure sì. No, giusto? Sì, certo, sì. Allora, visualizzami Fabrizio. E quando ti senti pronta verso di lui, dammi lo stop. Sì, grazie. Prego. Stop adesso, sì. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora. Le tre spaccature non sono il massimo. A quanto pare parlano di situazioni non del tutto chiare. Forse anche delle bugie che sono state dette e messe in evidenza da lui. Discussioni nelle quali forse tante volte tu hai voluto anche chiudere, oppure anche hai chiuso. Però lui, con furbizia, tra parentesi, è riuscito a riprendere di nuovo spazio nella tua vita. Le carte ti vedono malinconica e triste, però tesoro, le carte mi danno che lui, nonostante che sembra che ha sbagliato tante volte nei tuoi confronti, continuerà in un modo molto chiaro a cercare di rimanere nella tua vita. C'è la carta del domestico, non possiamo pretendere che quest'uomo cambia da così a così, però le carte mi portano, nonostante che forse lui non ha avuto il coraggio un pochettino perché è un carattere un pochettino strano, un pochettino perché è troppo orgoglioso e non lo ammette di aver sbagliato, tra sé e sé le carte mi danno che si sente in colpa per tante situazioni, bugie, cose non belle, che purtroppo tante cose le carte mi dicono, però sembra che a quanto pare la situazione rimane tale, oppure diciamo meglio, lui rimane nella tua vita. Mai dire mai nella vita verso il futuro, ma le carte ti danno per il tempo che vanno a vedere, quindi
per questi 6-8 mesi che le carte possono vedere, nonostante che potrà essere qualche ulteriore bisticcio fra voi due e anche qualche altra bugia bianca detta da lui, le carte ti danno che non saranno situazioni così esagerate che ti porteranno a te a cacciarlo fuori della tua vita. Per andare più in là, tesoro, dove le carte non vanno a vedere con tanta chiarezza, le carte ti dicono che per il momento la situazione è questa. Va bene? Grazie mille, sei bravissima, ti ringrazio. Prego, grazie. ti ringrazio tanto, grazie. Ti auguro buon pomeriggio. Grazie, anche a te, grazie mille. Ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere, quindi telefonate adesso in diretta al nostro numero 0773 49 35 26 per consulti gratis qui in diretta adesso. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Ciao Rosa, sono Silvana. Buon pomeriggio Silvana. Grazie. Prego. Ascolta, volevo sapere, siccome lavoro da una signora, e che cosa pensa nei miei confronti? Siccome abbiamo avuto un battibecco. Un battibecco. Mi puoi dare i tuoi dati, Silvana? Allora, io ho 35-66. Sì. Questa signora? Ma è nata, fa 70 anni a luglio. Bene. Come si chiama lei? Melina. Bene. Ci sono state questa un'unica discussione oppure una serie di discussioni? No, un'unica sola, tutta una volta dopo 5 mesi di lavoro, ma senza motivo. Senza motivo. Vedi, allora, vediamo un po' la valutazione sua verso di te. Allora, mischio bene le carte, visualizzami lei. Il vostro contatto lavorativo che è quotidiano? Sì. Ogni giorno, bene. E dammi lo stop. Destra, sinistra o centro? Destra. Allora. Le carte ti portano già dall'inizio che nonostante al fatto che c'è stato questo squilibrio, io dico creato, partito, forse anche da niente, da nulla, perché le carte mi danno da te, lei ha avuto il massimo in tutti questi 5 mesi lavorativi, nonostante che sembra che ti ha tenuto sempre sotto controllo per vedere in quale linea oppure in quale modo tu svolgevi il tuo lavoro. Però le carte mi portano che nonostante a tutto io lo vedo pentita riguardo a questo litigio inutile che poteva essere evitato. Ecco. Le carte ti portano che a quanto pare lei stessa è come se fa fatica a dare fiducia, o perché nelle situazioni precedenti ha avuto qualche piccolo disagio e adesso parte a priori con le mani davanti. Però le carte, se ti danno la carta del pentimento, vuol dire che nello specifico riguardo a questa sorta di discussione che sia stata proprio inutile, che poteva essere ben evitata, le carte ti dicono che lei a quanto pare si è pentita. La valutazione nei tuoi confronti mi esce nel massimo, anche se le carte mi portano che in un comportamento proprio forse immaturo, tante volte sembra che ti avrebbe pure provocata a te, per vedere... Sì, è una persona così, questa, provocatrice. Diciamolo così, è come se pretende che tu dai il massimo, il troppo, il superlativo, però sempre valutando sempre con lo stesso stipendio, giusto? Sì. Anzi, addirittura mi fa fare mezz'ora meno. Ecco, però le carte mi portano verso di te, io lo vedo che comunque sia la valutazione c'è, non dicono le carte che attualmente dopo 5 mesi sia realizzato, costruito un rapporto, io dico molto positivo, momentaneamente non c'è, però a quanto pare c'è la carta della costanza che porta
la continuità lavorativa in questa situazione attuale. E la carta... Dimmi. C'è stata la figlia, qualcuno che gli hanno detto qualcosa, diciamo, oppure lei questa cosa, magari gli hanno detto ma che cosa hai combinato, perché questa cosa, perché così inutile per 5-10 minuti che ci vado in ritardo. Ma da quello che portano le carte o c'è stato o dovrà essere una sorta di riunione familiare, dove di sicuro ovviamente uscirà fuori, perché lei non può, tra parentesi, rimanere senza parlare, lei dovrà dire le cose, li dovrà condividere con i suoi familiari, quindi i familiari cosa gli dicono? Di sicuro le carte portano che comunque sia, nonostante che forse non viene tutto, se possiamo dire, al tuo favore, perché giustamente i familiari daranno a lei, ecco, però sotto sotto si capisce che ovviamente è lei quella che purtroppo doveva evitare. Vabbè, gli fanno così davanti quindi perché la conoscono, ti fanno sì. Ormai io lo so per questa persona. Sì, oramai, diciamolo così, le carte ti invitano tante volte anche di lasciar scorrere, non prenderla, perché lei, tra parentesi, realizza questi comportamenti e poi nell'immediato si pente, le carte mi portano. Giustamente, sì, prego. Come detto, allora lei, le carte mi portano, momentaneamente è messa un pochettino così, agisce, poi nell'immediato si pente di quella parola in più, a questo carattere, di quella parola in più che forse non lo doveva dire, si pente nell'immediato. Quindi sì, perché io la lascio andare, lasci fare, lasci scorrere, evitando anche dei scontri inutili poi alla fine. Sì, lo so. Svolgi nel meglio, come hai sempre fatto, il tuo impatto lavorativo e basta. Appunto. Va bene? Sì. Va bene, ascolta, puoi sapere tu mio marito per lavoro, se andrà avanti qualcosa, di importo, perché ha una ditta edile. Tesoro, visto che il tempo a disposizione dalla regia è finita, tu potresti anche chiamare sempre al nostro numero per approfittare del primo consulto gratis. Va bene, va grazie. Bene, ti ringrazio tanto, grazie e buon pomeriggio. Grazie. Ciao. Attenzione. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare adesso perché le linee sono libere al nostro numero 0773 49 35 26 per consulti gratis qui in diretta adesso. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Rosa, buon pomeriggio, sono Orietta, di agosto del 66 a Leone. Benvenuta in linea, Orietta. Grazie, buon pomeriggio. Grazie. Senti Rosa, io vorrei sapere gentilmente. Ho conosciuto circa un mese fa una persona, si chiama Floriano, 4-4 del 58. Sì. Ieri c'è stata una piccola forte discussione, la voce ha fatto trabocca al vaso e che lui lo vedevo molto molto attivo su Facebook e su WhatsApp. Mi ha bloccato, dopo questa discussione, mi ha bloccato su Facebook, WhatsApp e Messenger. Perché io insomma l'accusavo, secondo me aveva qualche cosa a giro di donne. Volevo sapere se rivedevi un ritorno di questa persona, uno sblocco oppure è finita. Allora, vediamo un po'. Ieri quindi è successo tutto ciò, tutto questo. Sì. Allora, visualizzami lui Floriano, giusto? Sì. Visualizzami lui e dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra, centro. Centro. Allora. Le carte ti portano che nonostante a questo blocco che è venuto poi in seguito, forse alle parole che sono andate un pochettino oltre, come mi hai detto, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, probabilmente situazioni sempre riguardo a questo motivo sui social, discussioni simili sono stati anche nel passato, giusto? Infatti le carte mi danno queste conoscenze oppure questi contatti social che lui ce li ha, ma le carte ti danno che a quanto pare io dico ha un grande numero di amici oppure di amiche anche.
Però attualmente, nonostante che forse tu lo vedi molto attivo sui social, che gira dalla destra a manca, io non lo vedo a lui che sia proprio che va oltre a quei contatti di amicizia, oppure che va a cercare ulteriori situazioni sui social. Le carte mi portano semplicemente a un interagire lì e anche passar tempo, visto che la ruota della fortuna mette in evidenza che questa situazione attuale andrà a girare. Le carte ti portano e ti invitano di rimanere ferma, visto che lui da un punto di vista ti ha bloccato, però dall'altro punto di vista sarà lui stesso ovviamente a sbloccarti. La carta mi dà superamento di questi ostacoli, la speranza vicino alla riunione, che è proprio la carta finale. Il punto sta che se tu ovviamente tenti di nuovo di cercarlo in un modo oppure in un altro, le carte mi portano il pavone, l'uomo orgoglioso un pochettino, che gli piacerebbe che tu lo ricercheresti di nuovo e lo rimetteresti di nuovo nel centro della tua attenzione. Quindi le carte invitano, sarebbe meglio rimanere ferma, okay, e sarà lui, le carte mi danno come se niente fosse, a sbloccarti inizialmente per ridare di nuovo spazio al dialogo. Ah, c'è però una continuità praticamente con questa persona o è solo così sporadicamente breve durata? Allora, da quello che portano le carte su questa stesura, le prospettive sono buone per costruire un rapporto solido, visto che la speranza ci sta vicino alla carta della riunione, la carta della coppia. Giustamente, io non pensavo che era sincero tutto qua. Ma diciamolo così, un rimanere sui social purtroppo nei giorni d'oggi è una normalità, cioè non c'è tra parentesi nulla di male, però il fatto è che comunque sia dovrà essere una maggiore apertura fra voi due e anche un ricreare man mano la fiducia, quella fiducia. La vedi lontana questa cosa, lo sblocco? Dobbiamo dire tesoro che comunque sia sei tu quella che andresti a accelerare i tempi. Se tu rimani ferma. Dovrà essere l'arco di una settimana, nemmeno. Quindi un tempo andava a mesi. No, una settimana, anche perché lui a quanto pare aspetta di essere ricercato da te. Invece io non lo farò mai, questo è sicuro. Va bene. Perché sono orgogliosa, grazie mille. Ti ringrazio tanto, ti auguro grazie, buon pomeriggio. Rosa. Grazie. Sei molto carina, molto gentile. Grazie, grazie mille. Ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere. Quindi telefonate al nostro numero 0773 49 35 26. Per consulti gratis qui in diretta adesso, quindi telefonate. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Buon pomeriggio, sì, Rosa, sono Teresa, salve. Buon pomeriggio, benvenuta in linea. Grazie. Prego. Allora, io volevo chiederti in merito al lavoro. Sì, attualmente stai lavorando? No, sono laureata, però non lavoro, no. Mi puoi dare i tuoi dati? Quanti anni hai e di che segno sei? Allora, ho 32 anni, sono nata il 23 settembre dell'86, sono del segno della bilancia. Benissimo. È da tempo che stai cercando lavoro? In realtà non ci ho lavorato, però non ho il lavoro mio. Non è quello che tu cerchi per te stessa, quel lavoro che ti gratifica, giusto? No, il lavoro per cui ho studiato, non sono ostetrica. Ah, benissimo. Allora, la domanda che vogliamo fare riguardo all'impatto lavorativo, qual è? Sì, presto avrò una telefonata che mi dirà se ho il lavoro. Benissimo. Mischio bene le carte, sì. Visualizzami quello che tu vorresti raggiungere per te stessa. E dammi lo stop. Vai, stop. Destra, sinistra o centro? Sinistra. Allora. Le carte aprono già dall'inizio con una bellissima carta
che lo è l'angelo dell'amore, che in questo caso parla anche di quella voglia, di quel desiderio, di quella realizzazione tua che tu lo aspetti, essendo che ti sei impegnata fino adesso dando il massimo. Subito dopo c'è la carta del denaro, che non parla tanto riguardo alla situazione monetaria, ma in questo caso riguardo a un percorso che ti porterà a te la gratifica nel massimo di tutti i tuoi impegni. Le carte mi danno situazioni forse leggere, oppure offerte lavorative leggere, oppure un pochettino superficiali, sono state, tra parentesi, presentate davanti a te, ma non sono state quelle per le quali tu giustamente daresti l'ok. Finalmente le carte mi portano la carta dell'allegria, quindi il raggiungimento, un ricevere almeno due di questi contatti lavorativi, tra i quali giustamente devi scegliere. Ma l'allegria più che altro rappresenta raggiungere un obiettivo, raggiungere un tuo traguardo personale. Vicino alla carta della fedeltà, che in questo caso mette in evidenza un continuare a dare fiducia al tuo sesto senso, a quello che ti dice il cuore e la mente, per arrivare a gran consolazione, che sarebbe quel tipo di lavoro, quella posizione lavorativa che porterebbe veramente una massima gratificazione nel tuo conto. Le carte ti danno che quello che tu forse lo vedi per il momento un pochettino bloccato come situazione, le carte mi danno ci sarà la realizzazione, e subito dopo la carta della sorpresa. Quindi uno di questi due fonti da dove arriveranno questi lavori, a quanto pare non te l'aspetti. Non me l'aspetto? Una di questi due, perché arriveranno due chiamate oppure input lavorativi, sempre collegato a quello che tu aspetti sia il tuo lavoro. Da una fonte hai una, se possiamo dire, una mezza idea, una mezza speranza, probabilmente o da un curriculum mandato oppure da uno di tanti curriculum mandati. Invece la sorpresa viene da un'altra fonte, probabilmente non aspettata oppure non presa in considerazione dalla parte tua, forse messa lì per il momento nel dimenticatoio. Però la stesura è ottima tra allegria, la carta della fedeltà, quindi di non mollare riguardo a quelle tue aspettative. Gran consolazione, la riuscita e la sorpresa sono carte che parlano di un andare oltre, di un superare questa soglia e ovviamente di andare avanti nei tuoi progetti, sempre parlando ovviamente dal punto di vista lavorativo. Certo, io questa è la domanda che devo chiedere. Sì, io devo chiedere solo l'ultima cosa, Rosanna, tu riesci ad avere una tempistica, sai più o meno quanto ancora c'è da aspettare, che tempi sono lunghi? Ma diciamo la verità, la carta della sorpresa di solito ti dà il tempo che le carte vanno a vedere, l'arco di 6 mesi. Lo so che sarebbe un pochettino troppo, finora. Però la carta ti dà, la sorpresa è quella carta che va anche a anticipare ancora di più i tempi, però per dare, io dico, una risposta, parliamo sempre del mio lavoro, non di un'offerta di lavoro che è quella della mia laurea, giusto? Parliamo di questo? No, parliamo di quello che tu, noi abbiamo fatto la stesura già dal primissimo inizio, pensando a quello che sarebbe il tuo obiettivo. Ok. Va bene? Vabbè, grazie, è stata gentilissima. Prego, ti ringrazio tanto. Buona giornata. Grazie, buona giornata pure a te. Grazie. Ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere. Parla sul tuo di numero, Rosa, sì. 35. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Ciao Rosa, sono Anna. Sì, buon pomeriggio, benvenuta in linea. Buonasera. Io sono Acquario. Sì. Il mio nome è Anna e vorrei solo sapere sul mio figlio Antonio. Antonio, tuo figlio, quanti anni ha lui e di che segno è? 28 e del Toro. E del Toro.
Sì, ecco. Dimmi tutto verso tuo figlio. Che cosa chiediamo alle carte? Lui sta avendo dei problemi con la legge. Come, sì, come andrà questa situazione? Come andrà? Allora, attualmente sta affrontando attraverso un avvocato? Ci sono altre persone in mezzo? Sì. È da tempo che ha iniziato questo calvario? 8-9 mesi sono. 8-9 mesi. L'ultimo contatto con tuo figlio e con gli avvocati quando lo è stato? La settimana scorsa. La settimana scorsa. Allora, la domanda che vogliamo fare nei confronti di tuo figlio Antonio. Se riuscirà di tutta questa situazione. Se riuscirà. Allora, mischio bene le carte, visualizzami tuo figlio, più o meno cerchi di pensare qual è la situazione nella quale purtroppo ha dovuto interagire. Sì. E quando ti senti pronta, dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Destra. Allora, le tre sfaccature, nonostante alle nostre paure oppure alla nostra ansia, sono buone. Tu hai scelto alla destra. E la carta mi dà notizie che sono venute oppure vengono in ritardo un pochettino, però alla fine vengono. Questa carta mette in evidenza una realizzazione di un percorso difficile, però alla fine che porta il beneficio verso tuo figlio in un modo diretto e poi verso di te come madre. La carta ti dà la sorpresa e l'imeneo. L'imeneo di solito porta comunicazioni buone che rappresentano alla fine di una presa di posizione. Quindi dovrà essere realizzato un percorso, a quanto pare, che alla fine di questo percorso mi escono i buoni affari, il beneficio per quello che potrà essere beneficio nei confronti di tuo figlio. Visto che le carte mi portano comunicazioni importanti inaspettate, non so se voi insieme con il vostro avvocato aspettate qualcosa che dovrà venire da un momento all'altro. Giorno 31 c'è una causa. Il 31 di questo mese, giusto? Mese, sì. Infatti la carta mi dà comunicazioni importanti inaspettate vicino alla carta della leggerezza, vicino alla carta della farfalla, che vuol dire la situazione assai pesante oppure quello che è stato percepito, visto nel primissimo impatto nei confronti di tuo figlio, a quanto pare in seguito a queste buone notizie, perché la carta ti dà lama rossa di quadri, in questo caso viene messo in evidenza una serie di buone notizie positive e favorevoli, andrà a alleggerire, io dico non a azzerare, però alleggerire la situazione. È ovviamente un buon inizio e anche la metà dell'opera, giusto? Dire che al finale andrà quasi bene, augure bene. Le carte mi danno inizia bene. Inizia bene e ovviamente togliendo un peso che a quanto pare è stato, tra parentesi, aumentato in questo periodo, in questi 7-8 mesi, ma nello stesso tempo le carte mi danno inizia bene, man mano, tenendo i contatti, ma nello stesso tempo la collaborazione, che porta a ricevere, io dico, un beneficio di tutta questa situazione. Quindi le carte mi danno, per quello che tu vedi, tutto buio da quell'altra parte, tutto nero, le carte ti dicono che andrà meglio di quello che tu aspetti, oppure andrà meglio di tutto ciò che tu forse hai paura, giustamente come mamma, sapendo bene qual è la situazione. Quindi verranno dei miglioramenti che verranno poi in una maniera graduale, perché giustamente il 31 sarà la prima udienza, giustamente dovrà essere un percorso e un approfondire. Però la stesura, tesoro, è buona e le carte ti dicono non mollare, perché ci sarà un beneficio nei confronti di tuo figlio. Va bene? Ti volevo spiegare. Come hai detto tu dalle carte, sei stata proprio bravissima.
perché per quello che è successo 8 mesi fa è stata come si dice, una sorpresa, come una cosa che ti cade addosso, sì. Perché è andata a finire una cosa che è proprio immaginabile nella nostra vita. Sì. Infatti hai visto proprio bene, vediamo tutto buio perché noi abbiamo tutto in regola, tutto, cioè non abbiamo niente a che fare per quello che accusano, sì. Però come non abbiamo niente come... abbiamo tutto da dimostrare, però è come risolviamo una cosa e ne apriamo un'altra, sì. Se noi non riusciamo a capire che cosa abbiamo fatto male a queste persone. Infatti, non per caso, la carta iniziale è proprio la carta della riuscita, quello che voi vedete attualmente come un percorso irraggiungibile, che non vedete la luce in fondo a questo tunnel. Brava, sì, bravissima, sei proprio bravissima, no? Ti dico perché io sono stata zitta per sentire a te che cosa mi comunicavi, e quello che hai detto è perfetto. Infatti tesoro, la fatica c'è, e per questo le carte vi invitano di non mollare, perché alla fine la verità uscirà tutto a galla, e le carte mi danno ovviamente un buon inizio, sarà la metà dell'opera, e nell'andare avanti in questo percorso sarà il beneficio nei confronti di tuo figlio, nei confronti vostri. Per approfondire Rosa, nelle carte che tu già hai aperto, tu vedi anche una donna a casa di mio figlio. Tesoro, io adesso ti dico che il tempo a disposizione purtroppo è finito. Per approfittare potresti chiamare anche in privato, per parlare con me, potresti chiamare al nostro numero 0773 49 35 25 per approfittare anche del primo consulto gratis. Va bene, sei stata molto gentile e bravissima nel tuo lavoro nelle carte. Ti ringrazio, grazie. Ti ringrazio, ti grazie, auguro grazie. In bocca al lupo per tutti. Arrivederci, grazie. Ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Buon pomeriggio a lei, e sono Stefania. Buon pomeriggio. Io ho avuto una discussione piuttosto pesante con un mio caro amico. E quindi vorrei sapere se questa persona che si chiama Francesco ancora scusa, e quindi la nostra amicizia continuerà. Allora, mi puoi dare i vostri dati, Stefania? Quanti anni hai e di che segno sei? Sì, allora, ha come l'espressione e 50 anni. E Francesco? Francesco invece è del Toro e ne ha 45. La domanda è se viene, oppure se viene portata avanti. Se mi chiede scusa, se mi chiede scusa, si viene avanti la nostra amicizia. Se la vostra amicizia ovviamente va avanti, giusto? Sì, esatto. Allora, visualizzami lui, visualizzami Francesco. L'ultimo contatto oppure l'ultima comunicazione realizzata fra te e lui, e dammi lo stop quando vuoi. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora. Le carte parlano già dall'inizio di un Francesco che probabilmente sta vivendo un periodo non del tutto positivo. Probabilmente la carta del dottore e dell'ammalato non lo portano nel migliore dei modi davanti a te. Visto che le carte ti portano, che a quanto pare dovrà essere un percorso di miglioramento graduale, una sorta di apertura che tu stai aspettando. C'è la carta dei sospiri, come se tu avessi dei dubbi, dei punti interrogativi oppure delle incertezze venute da lui. Qualcosa che dovrà essere lasciata alle spalle, le carte mi portano. C'è la carta della riuscita, sembra che voi avete bisogno di parlare, di chiarire tante cose che forse fino adesso, per un motivo oppure per un altro, non sono state né chiarite e né ovviamente messe davanti.
Però la carta del chiarimento propone in un modo assoluto una lama rossa, che vuol dire la buona prospettiva di un continuare, di un chiarire, di un portare avanti la vostra amicizia. Il punto è che le carte mi portano che comunque sia questa carta dell'ansia e del tormento non è il massimo dalla parte tua. Queste ansie, questi punti interrogativi si riferiscono a questa amicizia con Francesco? C'è qualcosa che ti tormenta? Beh sì, un po' per fiducia. Ecco. Giustamente, visto che subito dopo c'è la carta del bambino, o dei comportamenti immaturi o delle situazioni nelle quali lui doveva agire diversamente, però le carte mi portano, viene il chiarimento, e la carta finale su questa stesura è proprio il chiarimento, l'apertura, ma nello stesso tempo un miglioramento, oppure un aprire il dialogo per portare avanti un chiarimento. Quindi le carte sono positive, però attualmente, come ti stavo dicendo, dal primissimo inizio mi esce un Francesco che sta male in seguito a questo blocco, a questo fermo, a questa situazione piatta che a quanto pare in questo momento ci sta fra voi due. Però è una situazione passeggera, dicono le carte, perché dovranno essere sia dei contatti che porteranno a quanto pare a un chiarimento. Ma il chiarimento dovrà essere realizzato a quattro occhi. Perfetto, la ringrazio. Ti ringrazio tanto, ti auguro buon pomeriggio. Grazie, anche a lei. Grazie, ciao. Eccoci qui, vi invito, carissime amiche. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare. Ciao Rosa, di noi. Buon pomeriggio, benvenuta in linea. Ciao. Prego. Allora, ti volevo dire, sono andata a vedere la macchina, voglio sapere se, cioè, se approveranno la finanziaria, si può vedere? Certo, mi puoi ricordare i tuoi dati? Gemelli, 32 anni. Benissimo. Allora, vediamo un po' se viene dato l'ok riguardo alla macchina, giusto? Sì. Allora, mischio bene le carte. E dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Centro. Allora. Le carte ti portano già dall'inizio che ci sono degli ostacoli iniziali che dovranno essere sorpassati. Questi ostacoli iniziali sembra che siano collegati alle questioni burocratiche in questo caso. Sì, come se si dovrebbe firmare un'altra persona vicino a me, ecco. Un garante? Bravo, sì. Perché le carte mi portano, sembra che dovrà essere sorpassato per forza questo piccolo ostacolo. Però subito dopo le carte mi portano che una volta che tu vai a sorpassare questo piccolissimo ostacolo, le carte ti danno il belvedere, quindi delle buone notizie, delle buone comunicazioni al tuo favore, ma nello stesso tempo la carta della speranza. Il tempo che ovviamente questa situazione burocratica prende, si prende, ovviamente prende le ali e va avanti, le carte ti portano che a quanto pare la situazione cambia. Adesso sei un pochettino giù di morale, perché questo tramite, oppure questo garante, non so se tu lo hai trovato oppure lo devi trovare ancora. No, ho pensato, però ancora non chiedo, perché lei aspetta, lei mi ha detto vediamo prima se l'approvano o meno, però pure io sono sicura che non l'approvano. Però ho pensato a chi potrà farmelo, perché ho pensato di fare accetta. Ecco, però tu ancora non hai comunicato con questa persona. No, no. Infatti le carte mi danno questo piccolissimo ostacolo iniziale per fare in modo che l'andare avanti di questa pratica va ovviamente a buon fine. Le carte ti portano di interagire adesso per ricevere poi delle buone notizie, ovviamente da questa persona. Giustamente quando hai un pochettino di tempo libero in questo momento, oppure oggi o domani, vediamo, sarebbe opportuno parlare, comunicare, perché prima tu agisci,
Ovviamente un sì, un ok venuto da parte del garante sarebbe un punto in più per l'andamento a un buon fine di questa pratica. Quindi prima agisci, prima hai anche le risposte dall'altra parte e prima la pratica si mette... Dimmi. Vabbè, noi mi si è chiamato, l'ho detto, questo sarà il problema, non so che non mi accettava. Perché se poi nell'andata anche nel pagamento e tutto, cioè riesco, va bene? Al tesoro guardo un po', se c'è la carta della speranza, parla delle buone prospettive nel realizzare questo progetto attuale. Giustamente il pagamento dovrà essere realizzato concreto, corretto, per ovviamente essere tu, per sentirsi tu a posto nei confronti dell'altra parte e per avere anche probabilità e possibilità buone che in un secondo momento, nel futuro, ovviamente essendo una brava e una buona pagatrice in questo caso, ovviamente avresti delle possibilità di ottenere ulteriori disponibilità oppure servizi da quell'altra parte. Però l'importante è che viene realizzato questo progetto attuale. Poi la fatica si sa ogni mese ovviamente di essere... Tesoro, no, io non ti posso mettere in evidenza in questa stesura chi potrà essere ovviamente la persona, però il garante. Realizzato. Sì, l'importante è che viene realizzato. Giustamente tu tenti, provi, io dico, a parlare con le persone delle quali tu ti fidi, persone di fiducia. Va bene? Va bene, grazie. Ti ringrazio tanto, ti auguro buon pomeriggio. Grazie. Grazie, ciao. Eccoci qui, carissime amiche, per parlare con me in privato potete chiamare al numero 0773493525 per ottenere il primo consulto gratis. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito anche di telefonare perché le linee attualmente sono libere. Vi invito di chiamare al nostro numero 0773 49 35 26 per consulti gratis qui in diretta adesso. Quindi telefonate. Per parlare con me in privato potete chiamare il nostro numero 0773 49 35 25 per ottenere il primo consulto gratis. Quindi telefonate adesso, ecco. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Salve Paola, piacere. Benvenuta in linea Paola. Prego. Volevo sapere se vedo un ritorno di ragazzo, che comunque non era il mio ragazzo, era un ragazzo con cui mi frequentavo. Non era il tuo ragazzo, da quanto tempo c'è questo distacco, diciamo? 3 settimane, anche se la settimana scorsa ci siamo visti per chiudere definitivamente di persona, perché lui ha voluto chiudere. Ha voluto chiudere lui. Mi puoi dare i vostri dati? Io Paola, 1808-1994. Sì. E lui è Edoardo, 19 agosto 1994. Benissimo. Vediamo un po' se ci sarà un ritorno, un avvicinamento da parte di lui, visto che è stato pure lui a chiudere. Ma lui che ha voluto chiudere, io ho insistito, ma non c'è stato niente per fargli cambiare idea. Allora, visualizzami lui, visualizzami Edoardo e dammi lo stop quando ti senti pronta. Stop. Destra, sinistra, destra. Allora, la carta iniziale che rappresenta questo blocco attuale, questa mancanza di comunicazioni, mancanza anche di chiarimenti, perché sembra che lui non ha voluto chiarire, anche se mi dici che c'è stato un incontro per chiarire tutto, però sì, era per chiarire, ma in realtà lui non ha chiarito. No, perché lui aveva intenzione di chiudere, quindi il chiarimento non gli interessava, su quella era la sua decisione e qualunque si diceva non cambiava idea. Ecco.
Ecco, infatti le carte mi danno questa chiusura che possiamo dire che c'è stata e continua a essere attualmente adesso, oggi. Sì, ormai penso definitivo. Ecco, sembra che a quanto pare dovrà essere cambiata, modificata, visto che subito dopo c'è la carta dell'Imeneo che di solito porta comunicazioni che danno l'apertura. Non miglioramento 360 gradi, ma apertura. Visto che a quanto pare Edoardo, io non lo vedo né così contento di aver portato la chiusura fra te e lui, né così gioioso. Non male. Diciamo nemmeno, perché le carte sue sono tra il malato e il vedovo, due lame nere di picche, non lo portano in uno stato d'animo di un uomo che sta bene con se stesso, sta bene con le sue scelte, sta bene con le sue prese di posizioni. A quanto pare le carte ti portano che dovrà essere un avvicinamento, un riapertura. Voi avete chiuso, oppure diciamo meglio che lui ha chiuso, però continuano i contatti sui social a essere disponibili? Oppure... Ma io un paio di giorni fa gli ho inviato un messaggio, gli ho detto ci vediamo, lui mi fa no, gli ho detto mi hai pensato, lui mi fa no. Quindi anche dopo che abbiamo chiesto di vedere, io sempre ho insistito, lui proprio mi ha detto anche che manco mi pensa. Secondo me me l'ha detto apposta, ma proprio perché lui quella è la sua decisione, e quindi niente, mi fa muro, cioè mi ha detto pure che non mi pensa, quindi è stato fino a un paio di giorni fa il messaggio di video, io facciamo 4 giorni fa, ecco. Forse per questo le dei contatti. Infatti questi contatti giustamente non vengono presi in considerazione, no. I contatti del passato, anche quelli di 4 giorni fa. Ah, perché l'apertura la sto facendo adesso, sì, ragazzi, giusto? Sì, infatti, non per caso, l'Imeneo, la carta della riuscita, vengono in evidenza oppure portano davanti a noi comunicazioni che verranno, però le carte ti invitano anche di fare il modo di non essere tu a mandare nessunissimo tipo né di messaggio, né su WhatsApp, né su Messenger, da nessunissima parte. Okay. Le carte ti invitano di rimanere ferma e vedrai che sarà lui a cercare di riattaccare il bottone con una scusante oppure con un'altra. Quindi le carte mi danno questo blocco attuale, viene cancellato, ovviamente eliminato. Le carte mi danno in seguito a queste comunicazioni che porteranno l'apertura. L'apertura di che cosa? L'apertura di un dialogo. Okay. Poi nell'andare avanti, tesoro, saresti sempre tu a valutare. Okay. Va bene? Sì. Ti ringrazio tanto e ti auguro buon pomeriggio. Grazie anche a lei. Grazie. Ciao. Ciao. Eccoci qui, carissime amiche, la trasmissione finisce qui. Le dirette con le vostre telefonate tornano domani alle 15 con Igor. Ricordo che adesso vado nel mio studio, quindi potete chiamare e contattare con me attraverso il numero 0773 49 35 25. Vi do un bacio, alla prossima.